Amici di YouTube, un saluto da Alfredo Giuliano. Intanto qui facciamo la nostra pubblicità. Questa è una lacca sigillante. La lacca sigillante basta uno spruzzo e si chiude la bocca a Mastella. Non lo si fa parlare più, soprattutto gli si vieta, lo si fa per lui, che non dica più stronzate, che non dica cose disdicevoli nei confronti del suo stesso operato, dei suoi stessi collaboratori, e si decida come cincinnato a ritornare a casa Cepparoni e ad andare non con i mezzi meccanici e la tecnologia, ma con i mezzi che riguardano la vecchia agricoltura, il bue, uno, due, tamo, piobove, soprattutto cornuti, e l'aratro, per ritornare in pratica a meditare, a rimeditare sulla sua opera devastante, non soltanto come ministro di Grazia e Giustizia. In questi giorni la situazione di De Magistris è stata veramente terribile, ma meditare sul suo operato di politico, da quando fece il portaborsa di De Mita, il clan degli Avellinesi, ci mettiamo anche Marzullo se vogliamo. La situazione della magistratura in Italia è molto precaria. Esiste sì una casta che riguarda i magistrati, la loro appartenenza alla politica e ai partiti politici non potrebbe non essere diversamente, visto che i magistrati sono comunque anche loro degli uomini, anche loro hanno delle idee. Pensare che il magistrato sia super partes, che non abbia sentimenti, che non abbia un appiattimento, una vocazione, una inclinazione per un partito, per un'idea, per una ideologia, per un sistema di Stato, vorrebbe dire che questi magistrati non abbiano neanche il senso dello Stato, il senso della partecipazione, il senso dell'equilibrio o di vedere in un sistema politico o in un altro una qualità migliore anche per poter operare come giudici, per poter applicare le leggi in modo più equo, in modo più democratico e aderente, perché ci sono problemi molto gravi che riguardano la magistratura che ancora per via delle leggi, per via che il nostro sistema umanitario, il nostro sistema filosofico è molto vecchio e antico, le leggi non si adeguano anche con l'adeguarsi della società, con la sua evoluzione, il suo linguaggio, il modo di parlare, le correlazioni umane, tutto sta cambiando ovviamente, ma non cambiano i criteri di giudizio con cui la magistratura sceglie ovviamente di giudicare i condannati o le persone che in primo o secondo grado nel merito di giudizio con cui poi loro dovranno applicare in pratica le leggi e le pene nello stesso tempo. Va da sé che in Calabria sono veramente molti i magistrati che fanno il loro dovere, sono tutti magistrati di frontiera, tra cui ovviamente mettiamo De Magistris, che era uno dei magistrati in ascesa, un magistrato che la mia amica Antonella Grippo, che è stata mia direttrice in Italia, ha avuto modo di intervistare per la sua emittente, un magistrato sempre equilibrato, un magistrato che ha tenuto a precisare espressamente le difficoltà che attraversa il suo operato, ma quello dei giudici, perché il sistema partitocratico, mafiocratico, è molto legato a quello dei partiti, quindi i partiti nello stesso tempo non solo i partiti, ma gli affari, la finanza, un mondo molto ibrido, che gira intorno alle prospettive di guadagno facile e di guadagno illegale, ovviamente sono tutti insieme, c'è un intreccio che fa paura, ma questo è dovuto anche all'assenza dello Stato, alla capacità di rinnovare le leggi, di rinnovare un sistema elettorale, di capire che ormai i partiti sono la frutta, che il sistema partitocratico è finito, che bisogna liquidarlo. Capisco bene che molti si trovano in difficoltà perché li hanno trovati da sempre i partiti, così come hanno trovato i santi e le statue, si prosternano e li adorano, e i partiti sono diventati dei totem. Ma noi dovremmo pensare che i partiti non sono altro che cosa? Che associazioni private. Io metto su un partito, poi mi presento, mi faccio votare, ho la capacità di innescare un sistema clientelare, clientelistico, prometto, ho a disposizione dei soci, i grandi elettori che mettono a disposizione delle cifre ingenti perché sanno che poi avranno un ritorno economico, e quindi riusciamo a conquistare una base elettorale pagandola, promettendola, impiegandola anche a costo di espellere altri dai settori produttivi. È così che si conquista il potere, è così che vanno avanti queste lobby
private che sono rappresentate per l'appunto dai partiti politici. Bisognerebbe anche pensare come la Costituzione debba adeguare la propria democrazia eliminando i partiti, dando uno spessore, una maggiore partecipazione, anche una partecipazione diretta, perché oggi ci può salvare soltanto la democrazia diretta, cioè dobbiamo essere noi a scegliere i sistemi, i modelli, gli uomini che possano governarci per breve tempo, perché si sa che poi a lungo andare chi si abitua al potere si incancrenisce e si corrompe, perché va da sé che il potere nella storia ha sempre corrotto tutti. Ovviamente non vedo perché non debba corrompere uominicchi, personaggi che non hanno una grande statura. Noi lo vediamo in che modo la nostra economia ci sta sotterrando. Cervellotticamente Romano Prodi, da Presidente della Commissione Europea, non ha fatto altro che affossarci portandoci all'euro. L'euro non era una moneta per l'Italia, lo disse anche Modigliani che bisognava stare attenti, vinse anche un Nobel per questo, bisognava stare attenti perché ogni sistema economico che di fatto innescasse inflazione, corruzione, speculazione dei mercati valutari, speculazione anche dei normali mercati dove ognuno di noi si incontra tutti i giorni per fare la spesa, e avrebbe innescato inflazione, stagflazione, compressione stessa della spesa, compressione stessa degli investimenti, avrebbe arricchito le lobby, le grandi finanziarie. Oggi lo vediamo come esistano in pratica le usure legalizzate, tutte queste finanziarie che hanno soldi e che vogliono darvi soldi. Una volta cercavano anche tanti cavilli, adesso i cavilli non è che non li trovino, li vogliono comunque, ma hanno la possibilità di darvi tutti i soldi che vogliono, perché sono i soldi del malaffare che sono stati accumulati grazie proprio alla complicità dei partiti politici. La gente non riesce più a farsi la spesa, i pensionati vanno nei mercati nelle ultime ore quasi alla chiusura per raccogliere gli scampoli, addirittura la frutta mezza marcia o le verdure che sono state decomposte, che dovrebbero essere destinate per essere veicolate poi direttamente tra i rifiuti. Ebbene, si cerca tra i rifiuti la sopravvivenza. Questo è lo Stato democratico che ci ha promesso Prodi. Noi non abbiamo ovviamente degli economisti, abbiamo persone che sanno poi, una volta che i cittadini abbiano di fatto devoluto allo Stato le proprie sostanze, mai come in questi giorni vediamo come lo Stato abbia delle entrate che nessun governo, neanche quelli democristiani, abbiano mai avuto. Ciò significa che i cittadini italiani pagano anche forzatamente le tasse, ma le entrate ci sono. Il problema è come organizzare lo sviluppo, come organizzare la spesa in base alle entrate. E lì il problema: noi non abbiamo grandi economisti che sappiano vedere come i sistemi produttivi immediatamente possano dare più salari, nello stesso tempo garantire più occupazione. Padoa-Schioppa non è altro che un fiscalista, un ragioniere, persone che sanno soprattutto guardare l'entrata, come spremere lo stesso disco, Bersani. Lo sviluppo è un'altra cosa, la programmazione è fatta da grandi uomini che hanno un respiro sociologico, antropologico, che capiscono di mercati, ma che capiscono come e dove i settori produttivi debbano migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi e migliorare allo stesso tempo l'occupazione e quindi anche la parcellizzazione, cioè i salari, adeguandoli a quelli che sono inevitabilmente i costi della vita. Qui esiste soltanto un dover drenare ai cittadini, aumentare i disagi, togliere ovviamente quelli che sono i caposaldi della vivibilità delle persone, che sono i servizi dello Stato, che li stanno liberalizzando perché non se la sentono, non ce la fanno a gestire ospedali, ferrovie, trasporti, telefonia, elettricità, quindi elettrificazione, tutti i servizi indispensabili, pubblica istruzione, li sta mollando lo Stato, come ha mollato l'Italia perché non ha saputo gestirla. Gli sperperi di una grande compagnia di bandiera non sono stati fermati in tempo, anche quando sono nate alle sue ali altre compagnie come Air One, nati con i soldi direttamente di Alitalia. Adesso Air One dovrebbe assorbire la compagnia di bandiera italiana. Queste sono in pratica le contraddizioni, ma questo ci fa capire che il nostro è uno Stato totalmente allo sbando. Ma parlavamo di De Magistris, se poi parleremo di economia, parleremo di come stiamo finendo in Braghi di Tere per fare la fame, una fame che a cui ci ha portato Romano Prodi, a cui ci ha portato l'attuale governo. Non si poteva certamente pretendere da Berlusconi lo